Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand. Oggi siamo sull'ultimo episodio di sfide epiche con Vaffancolor. Allora, dovevo fare due attacchi con full streghe, fare almeno un 75%, usare tutte le pozioni di elisir rosa, ok? Quindi l'assalto, la gelo, la fulmine, la furia, la cura, e fare un 99% con una stella, e non ci sono riuscito. Comunque ragazzi, avevo fatto un attacco in live, purtroppo il mio HDP era deciso che il file non doveva essere convertito nella maniera giusta, pertanto il file non potevo utilizzarlo, adesso sto registrando di nuovo il video. Allora, vi faccio vedere prima il primo attacco che ho fatto, già un po' di giorni fa, ho avuto questo incredibile. Allora, questo full streghe, allora come vedete butto giù le due campane del muratore ai lati, poi uso i due reali, in questo caso metto prima il re che mi funge da golem, no? mi tanca le difese, così le streghe hanno tempo non tanto di non essere colpite ma di generare gli scheletrini, perché generandone così il bombone, boom, eccolo lì, buttate giù tutti gli scheletrini. Qua metto l'assalto, quindi ho già usato una pozione, in questo caso l'assalto. Qua metto la furia perché così gli scheletrini saltano, arrivano, fanno un macello, spaccano tutto, minchia zio bordello, buttano giù tutti i depositi, eccetera eccetera. Qua la furia del re barbaro l'ho già usata, quindi è riuscito lo stesso a buttare giù, grazie all'aiuto degli scheletrini del re barbaro, il re barbaro nemico, ok? Qua riesco a buttare giù anche il deposito di elisir. Avevo messo anche la cura, perché sapete che io quando utilizzo la furia dei reali tendo sempre a mettere una cura, perché così recuperano sia la vita della loro abilità, che concede la loro abilità, e dopo recuperano pian piano un po' di vita dalla cura. Guardate questa parte, qui ci sono due streghe, guardate, due streghe e la regina. Siccome la Tesla fino a prima stava sparando agli scheletrini, la regina riuscì a buttare giù sia il deposito di elisir nero, sia quello d'oro, sia quello di elisir. In pratica, generando solo con due streghe, generando pesanti scheletrini, la Tesla si è distratta a sparare agli scheletrini, non alla regina, pertanto sono riuscita a buttare giù entrambi i depositi, tutti i depositi che erano rimasti al centro praticamente. Qua ragazzi poi erano rimaste solo appunto le due difese che erano gli arcieri, il danno singolo, quindi pochi problemi. E da questa parte però pensavo di riuscire a fare il 99%, però guardate cosa succede, vanno tutti ovviamente prima sul municipio, poi sulla cappara del muratore, e quindi non riesco a fare il 99% con una stella. In questo caso sono riuscito a prendere 389.000 d'oro, 336.000 di elisir e 2.600 di elisir nero, pertanto ho superato anche di gran numero di risorse l'obiettivo delle 2 milioni di risorse complessive, ok? E con le 3 stelle arrivo a 8. Purtroppo non riuscirò a fare 12 stelle perché 8 più 3 fa 11. Adesso guardate qui, l'ultimo attacco che avevo fatto in live, però non me l'ha registrato, e come vedete sempre devo portare via tutte le pozioni di elisir. In questo caso metto sempre a tankare il re barbaro, e infatti qua utilizzo subito una furia. Qua non ci ho pensato, potevo mettere una cura effettivamente, così il re barbaro non moriva subito almeno, perché vedete che muore abbastanza velocemente, anche perché comunque le difese non sono proprio malissimo, le difese avversarie, considerate che quel mortaio con un colpo mi fa fuori tutti gli scheletrini che becca. Qua riesco a mettere l'assalto, mettendo l'assalto gli scheletrini vanno intanto a distrarre le difese e soprattutto a colpirmi quei cazzo di depositi, e questo è perfetto, anche se in questo caso vanno contro la regina, ma mi va bene perché comunque sta distraendo un sacco la regina. E da questa parte intanto ci sono le streghe, che ce ne sono 4 o 5 lì che stanno facendo veramente il macello più totale. Dopo vedete che finalmente la regina decide di svegliarsi e venire da questa parte e cominciare a colpire i depositi, e che era una cosa che mi interessava tra l'altro, perché ok che sto facendo sfide epiche, ma vi ricordo che sto anche farmando molto, pertanto mi interessava davvero tanto prendere le risorse. Qua mi sarete chiesti perché ho messo il fulmine. Praticamente ho dato una mano alla regina e le scheletrine a buttare giù lo stregone, perché con lo stregone, questo stregone con un colpo praticamente mi fa fuori tutta l'orda di scheletrini, pertanto era di vitale importanza distruggerla. Qua potevo anche fare a meno di usare sia la cura che la gelo, perché comunque l'attacco stava andando molto bene. Adesso guardate, sono rimasti solo due cannoni che sono a danno singolo, pertanto pochi problemi, però siccome l'attacco consisteva di usare tutte le
gli incantesimi di Lisin Rosa ho dovuto utilizzarli, anche avrei potuto fare a meno, eh. Qua ho messo la gelo, potevo metterla meglio, gelare anche l'altro cannone, ma serviva ben poco. Anche qua pensavo di riuscire a fare il 99%, guardate che questi stronzi che non si vedono, ok, ma ci sono, sono andati a colpire il municipio invece di andare a colpire questa zona di villaggio, pertanto buttando giù il municipio automaticamente sono passata a 2 stelle e non sono riuscita a completare l'obiettivo del 99% con una stella sola, però comunque ho preso anche parecchio resin nero, 1700 e 2600 nell'altro, quindi penso di aver anche recuperato abbastanza di resin nero e nel Road to Max che farò il prossimo video potenzierò sicuramente la regina, che mi avete detto, mi avete commentato tipo in 1000 di potenziare la regina. E adesso vediamo con Vaffancolor per tirare la somma dei risultati, vediamo un po' chi ha avuto la meglio. Eccoci qua ragazzi, c'è anche Vaffancolor per i risultati finali. Ora Vaffa, come sono andati i tuoi risultati? I miei risultati sono andati alla grande perché ho completato tutti gli obiettivi. Ecco, invece Vaffanculo io no. Allora aspetta che apro la, gli risultati di Vaffancolor. Allora, Vaffancolor ha preso 2.304.057 risorse, quindi hai superato... Vogliamo essere precisi, sì. Di poco, superato. Io sono arrivato quasi a 3 milioni, quindi qua ho vinto io, però... Mi batti, però comunque tutte e due abbiamo completato l'obiettivo. Sì, sì, va bene, questo, e questo va bene. Poi, 2 attacchi con tutte le pozioni di Resin Rosa l'abbiamo fatti, boh, questo era semplice. Ecco, io non sono riuscito a fare il 99% con una stella. Come cazzo hai fatto? Non lo so nemmeno io. Cioè, io, cazzo, i miei scheletrini, quando ho fatto l'attacco full streghe, sono andati tutti sul municipio, quando c'era tutto il villaggio dall'altra parte, hanno deciso di andare lì, vabbè, ho detto, affanculo, ormai non sono cose che capitano. Vabbè, poi 75% full streghe l'ho fatto, vabbè, questo... Pure io. Sì, era semplice, dai. Però non sono riuscito a fare il... Il 14, esatto, le 12 stelle. Tu ne hai fatte 14, quindi hai superato anche di 2 stelle. Io invece, sì, siccome avevo i draghi, mi ha fregato il full draghi a me. Perché ma pure io ho avuto il full draghi come te, eh. Ho capito, ma tu che livello hai i draghi? 5. Sti cazzi, ce li ho al 3 io per quello. Cioè, mi è andato non un po' male. Non cambia niente, dipende tutto dall'abilità del giocatore, Ma vaffancolor, va. Vabbè ragazzi, allora, come vedete, ha vinto Vaffa e... Ma dai, di poco, dai, su, dai. Una stella, dai, una... Di poco. Ha vinto Vaffa, di poco. E io ringrazio per avermi sfidato, anche se di solito io ho accettato la sfida, la prossima volta non l'accetto, così evito di perdere. No, scherzo, dai. Prossima sfida, scelgo io le regole, ok? Va bene. Ok, scelgo io le regole e le faccio tutte a mio favore. Okay. Lanciami una sfida, io sono sempre aperto. Ok, va bene, ci penserò e poi ti dico che sfida fare. Va bien. Vabbè ragazzi, io ringrazio Vaffancolor e ciao a tutti e al prossimo video. Ciao ciao.